Parrocchia di Santa Maria de Cubelles, nella provincia di Barcellona, in Spagna. Muore il parroco Joaquín Luis. Per la carenza di preti, la chiesa della cittadina, che conta poco più di 7.000 abitanti, resta senza prete. O meglio, quello disponibile dovrebbe assolvere ai suoi compiti in tre diversi paesini. Ed è qui che entra in campo il vescovo della diocesi, che incarica una coppia di novelli sposi, Joan Rodriguez, nativo del posto, e Chiara Romano, salernitana, di occuparsi della parrocchia. Sì, dopo la morte di Mosèn Joaquín, che era il nostro parroco, siamo diventati, per volontà del vescovo Agustí, che è il vescovo di San Feliu del Llobregat, qui vicino a Barcellona, e siamo diventati incaricati pastorali della parrocchia di Santa Maria di Cubellas. Che cosa implica questo? Io e mio marito ci occupiamo di tutto quello che giorno per giorno la parrocchia ha bisogno, dalla cosa più piccola, una persona che viene a chiedere il certificato del battesimo, per esempio, fino a decidere insieme al nostro nuovo parroco, Mosèn Agustí, che direzione vogliamo che la Chiesa di Cubellas prenda? Ovviamente questo per due laici e soprattutto per un matrimonio laico è molto innovativo, è una cosa a cui sicuramente non siamo abituati, è stata una decisione che noi abbiamo preso dopo aver parlato molto all'interno della coppia, però la fede in Dio e sicuramente l'amore che abbiamo per il paese in cui viviamo ci hanno portato a dire sì e ad accettare anche di andare a vivere nella rettoria di Cubellas, perché il nostro nuovo parroco ha già altre due parrocchie in una cittadina vicino alla nostra e non può venire a vivere qui dove siamo noi. Tecnicamente Chiara e Joan sono incaricati pastorali, il loro percorso è all'inizio, ma sono felici della loro scelta, anche perché hanno trovato grande consenso fra i fedeli della cittadina spagnola. Sacerdote, dato che non può essere sempre presente qua, si affidano i due per portare il giorno per giorno la quotidianità della parrocchia, sia dalla cosa più banale come aprire o chiudere la chiesa, preparare un certificato di battesimo o essere attento ai tecnici che ci stanno sistemando tutta la megafonia della chiesa, alle cose un po' più importanti, diciamo così, come decidere le linee pastorali che vogliamo che la nostra parrocchia prenda. Il sacerdote, dato che, come lui confessa, non è una macchina di celebrare messe, una volta al mese si ferma in una delle tre comunità che lui porta e può stare un po' più con i fedeli, parlare, fare qualche battesimo, eccetera. Quel giorno in cui lui si ferma in una comunità significa che non può venire a fare messa qua, quindi io sono il responsabile di fare la celebrazione della parola. Ho ricevuto la formazione dal vescovado, quindi questo significa che in questa parrocchia c'è sempre la riserva, la luce del sagrario è sempre, sempre accesa perché abbiamo sempre il corpo di Cristo qua fra di noi. Tutte queste linee vanno prese anche perché sto formando per essere diacono permanente e quindi tutto questo può aiutare anche a che la Chiesa non perda la sua essenza e che ci sia sempre una presenza di noi due come matrimonio qua nel nostro paese.